Benvenuti all'ultimo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Secondo Lega Ambiente Calabria, ritardi, approssimazione e inefficienze della regione nella definizione degli uomini e dei mezzi da mettere a disposizione per le attività antincendio boschivo hanno determinato questa emergenza in Calabria. Chiediamo alle prefetture e alle organizzazioni produttive e sociali di rendere obbligatori in tutto il territorio regionale e per tutta la filiera forestale protocolli di legalità per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore della gestione boschiva finalizzata alla produzione di energia da biomassa per verificare e rendere trasparente e legale tutta la filiera del bosco all'impianto a biomassa. E quanto chiede Legambiente Calabria in una nota in merito agli incendi che stanno distruggendo in questa torrida estate il patrimonio boschivo della nostra regione. Ritardi, approssimazione e inefficienze della regione nella definizione degli uomini e dei mezzi da mettere a disposizione per le attività di antincendio boschivo hanno determinato questa emergenza. Accordi che iniziano per legge il 15 giugno e invece, prosegue sempre la nota di Legambiente Calabria, solo il 3 luglio è stata sottoscritta la convenzione operativa tra la Regione e i Vigili del Fuoco e sempre il 3 luglio è stata approvata la progettazione per l'antincendio boschivo gestita da Calabria Verde che prevede una spesa complessiva per la Regione di quasi 14 milioni di euro, di cui 1,9 milioni per il noleggio e l'utilizzo di 4 elicotteri privati e 1,2 milioni per la convenzione con i Vigili del Fuoco, mentre gli altri 10 milioni restanti servono per coprire le spese per le attrezzature e i costi di 874 operatori di Calabria Verde impegnati in azioni di avvistamento, spegnimento e utilizzo dei mezzi e autobotti per l'AIB. E invece per quanto riguarda le proprietà forestali pubbliche della Regione e dei Comuni, sempre secondo l'associazione ambientalista, bisogna passare urgentemente alla gestione forestale sostenibile, certificare le foreste e creare filiere locali per il legno e prodotti boschivi non legnosi e indirizzare le risorse pubbliche per incentivare processi virtuosi nella cura e nella gestione del territorio del bosco. Insomma, un meccanismo virtuoso che deve partire dai soggetti pubblici anche per mettere a valore i loro beni, ma che deve coinvolgere i privati che detengono la gran parte del patrimonio forestale regionale e sono l'anello debole di un sistema troppo permeabile alla criminalità perché ancora troppo illegale. Restiamo in tema. Il consigliere regionale Domenico Bevacqua ha depositato una proposta di legge sugli incendi. Come preannunciato nei giorni scorsi, ho depositato la mia proposta di legge sugli incendi boschivi e quanto ha affermato il consigliere regionale Domenico Bevacqua, presidente della Commissione Ambiente e Territorio, attraverso un comunicato stampa. Alla base dell'atto c'è la volontà di colmare un vuoto legislativo che perdura da 17 anni, recependo la legge quadro nazionale prevedendo una serie di disposizioni ulteriori e stringenti, fra le quali l'obbligo per la giunta regionale di approvare entro il 30 aprile di ogni anno il piano AIB, ovvero antincendi boschivi, di procedere inoltre entro il 30 di settembre di ogni anno all'esame e alla valutazione del funzionamento del piano AIB messo in atto, di stabilire entro il 31 ottobre di ogni anno la programmazione degli interventi di prevenzione. Dopo la dichiarazione del presidente della regione dello stato di rischio di massima pericolosità, commenta il consigliere, saranno vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, restando sempre e in ogni caso in vigore i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti. La Regione Calabria, inoltre, riferisce Bevacqua, assisterà i comuni nella redazione del catasto incendi e disporrà forme specifiche di penalità a valere sulla partecipazione a bandi e finanziamenti regionali per i comuni che non ottemperano. E ora cambiamo argomento. Il turismo in Calabria sembrerebbe in crescita per l'estate 2017. Il dato dell'incremento del 12% delle presenze turistiche in Calabria è sì un dato incoraggiante per la nostra regione, ma allo stesso tempo non bisogna compiacersi più di tanto perché questa positività si verifica dopo anni di negatività per questo comparto e perché l'aumento di presenze turistiche di quest'anno, come ha affermato il presidente regionale di Federalberghi Vittorio Caminiti, come nel resto delle altre regioni del sud del nostro paese, si è avuta per le note vicende che stanno coinvolgendo gli altri paesi turistici del Mediterraneo. Per cui, sempre secondo Caminiti, l'offerta turistica in molte località calabresi è come se fosse ancora in fase embrionale. Il 12% di turisti in più in Calabria non vuol dire il 12% in più di presenze turistiche negli alberghi, perché poi
noi sappiamo che la piaga della Calabria è l'abusivismo. Avere più turisti non vuol dire arricchire le casse degli operatori, oppure avere una ricaduta sui vari territori che sono preposti a raccogliere le presenze turistiche dei turisti. Quindi bisogna ragionare bene su questa stagione che sta raccogliendo sì delle presenze in più, perché ci sono state negli alberghi, sì i turisti che arrivati in maggior numero in Calabria, ma guardiamo un attimo la Sicilia che pare che abbia avuto più del doppio delle nostre presenze, e anche la Puglia che ormai primeggia per il sud da qualche anno perché ha saputo investire bene nell'immagine e nella cultura e nella gastronomia. Poi c'è Napoli che sta sfondando, per non parlare poi di Matera che, essendo capitale della cultura naturalmente mondiale, sta avendo una forte attenzione da parte dei turisti e sta attraendo molti turisti al sud. Naturalmente non ne stiamo facendo tesoro di tutto questo. In questo momento noi stiamo per inerzia raccogliendo qualche presenza in più, la stiamo registrando. Naturalmente, tra i tanti problemi atavici che impediscono un reale aumento dei flussi turistici, ci sono settori come i trasporti che ancora sono carenti nella nostra regione. Avere avuto anche la forza degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone, con le tariffe dei low cost che sono presenti a Lamezia, avremmo potuto fare qualcosa. Un altro bilancio avremmo potuto discutere. Certamente, avremmo fatto un altro bilancio e avremmo potuto naturalmente godere di questo trend, ripeto, che non vuol dire che ci sarà un altro anno tra due anni. In questo momento stiamo godendo di questa emergenza mediterraneo che ci sta portando un po' una boccata d'ossigeno. E la casa, il bene più tartassato in Italia, se ne è discusso in un incontro a Vibo Valentia con il presidente nazionale di Confedilizia e il parlamentare Daniele Capezzone. È sufficiente censire i tantissimi vendesi esposti per le strade ormai senza soluzione di continuità per comprendere che la crisi immobiliare che colpisce ovunque in Italia e dal sud in particolare è il risultato di una situazione critica che si porta avanti ormai da troppo tempo senza la volontà politica di risolverla. È stato questo uno dei punti forti dell'incontro dibattito dal significativo titolo Casa e Bottega, quale futuro? Che alla Biblioteca Comunale di Vibo Valentia ha messo a confronto il presidente nazionale della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ed il parlamentare Daniele Capezzone. L'incontro ha posto l'accento sulla questione profonda di una crisi del mattone provocata dalle soluzioni vessatorie che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno utilizzato per fare cassa, colpendo essenzialmente le famiglie italiane che hanno sempre considerato la casa come un bene rifugio. Purtroppo è diventata un peso in molti casi, soprattutto quando si tratta di immobili che erano da investimento, nel senso che i proprietari avevano acquistato per metterli a reddito, come si dice, affittarli, darli in locazione, oppure quando vengono ereditati. In tutti questi casi gli immobili sono un peso e sono peraltro non più commerciabili in molti casi, quindi c'è un mercato immobiliare che si limita alla prima casa in questo periodo, e quindi anche e soprattutto per via della tassazione introdotta a partire dal 2012 c'è un problema grave del settore immobiliare dato appunto dall'eccesso di fiscalità. Qual è il bene che l'80% delle famiglie italiane ha? La casa di proprietà, a volte anche una seconda piccola casa al mare o in montagna, che non può essere criminalizzata o presentata come un lusso. Qual è il bene che dal 2011 in poi è stato più massacrato di tasse? Esattamente la casa, la proprietà immobiliare. Allora io mi permetto di dire che un serio spartiacque per valutare la serietà delle forze politiche nei prossimi mesi è vedere chi vorrà, ma non a chiacchiere, davvero ridurre la tassazione immobiliare sulle seconde case, sugli immobili strumentali alle imprese, negozi, botteghe artigiane, capannoni industriali, studi professionali. Questa è la via per ridare fiducia alle famiglie, per ridurre una tassazione sugli immobili che è francamente eccessiva, e anche per aiutare un recupero di valore di un patrimonio immobiliare che è stato deprezzato anche a causa di queste tasse.
La massoneria calabrese si riunisce a Soverato in provincia di Catanzaro per celebrare i suoi primi 300 anni di vita. Per celebrare i 3 secoli di massoneria moderna, la Calabria ha scelto il tema dell'arte e della solidarietà organizzando un incontro al Teatro Comunale di Soverato alla presenza del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. Presente il Sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, il Presidente del Collegio Circoscrizionale della Calabria, Giuseppe Messina, ha introdotto i lavori dell'evento aperto a tutti, che ha rappresentato una giornata in cui i massoni calabresi si sono dati appuntamento per mostrarsi all'opinione pubblica, spesso ingannata da informazioni distorte. Siamo una istituzione che è trasparente, che non ha nessuno scheletro negli armadi, le cui logge sono alla luce del sole, evidenziabilissime, i cui elenchi sono a disposizione di chi dovrebbe conoscere, non certamente di tutti, e che si occupa appunto che vive in maniera forte e determinante nel tessuto sociale di cui fa parte. Quindi questa è l'istituzione massonica, niente di più e niente di meno. C'è un grande interesse, soprattutto tra i giovani che bussano alle porte delle logge. Mi viene quasi da pensare che questa aggressione, questa aggressività nei nostri confronti sia dovuta un po' alla gelosia, perché forse non si riesce a capire che oggi tanti giovani e anche meno giovani bussano alle porte dei nostri templi perché vogliono trovare e pensano di trovare in questo luogo un momento di confronto, di dialogo, di riflessione, di incontro con gli altri. Comincio a pensare che sia questo il motivo dell'aggressività che in talune circostanze si rileva. Ad una persona comune che non conosce questa storia, come possiamo descrivere la massoneria? Cos'è la massoneria? Possiamo descriverla con una frase di Mario Calvino, che era un massone, era il padre di Italo Calvino. Mario Calvino diceva che la massoneria è un'associazione di persone che tutela il libero pensiero e cerca di fare il bene dell'umanità. È una definizione che ritengo molto valida, opportuna. L'associazione culturale Episcopio Tradizioni Onlus a Vibo Valentia ha ricordato la figura di Pietro D'Amico, magistrato e scrittore, attraverso la presentazione del suo libro Preghiere ebraiche. La figura del giudice Pietro D'Amico, la cui morte inaspettata non solo ha lasciato un vuoto, ma soprattutto coinvolto in un profondo dibattito dalle variegate sfaccettature, è stata ricordata su iniziativa dell'Associazione Culturale Episcopio Tradizioni Onlus attraverso la presentazione del suo libro Preghiere ebraiche. Fine intellettuale, uomo di profonde riflessioni e di studi appassionati ed approfonditi, Pietro D'Amico, come ha ricordato Pietro Giamborino, amico e cugino del magistrato che ha introdotto i lavori, con il suo impegno ha provato a mettere a fianco due religioni che sono anche due culture, quella ebraica e quella cristiana, che per riconoscimento di Papa Giovanni Paolo II sono fratelli. E così, proprio a Piscopio, suo paese di origine, presso la Casa della Cultura Ettore Capialbi, Monsignor Filippo Ramondino, teologo e saggista, ha ripercorso il valore della preghiera vetero-testamentaria come vera essenza di ogni cristiano attraverso il libro della magistrato D'Amico. La complessità di una figura come quella di Pietro D'Amico è legata anche a questo stare a metà tra due religioni che sono comunque religioni tra fratelli. Sì, Pietro D'Amico è anzitutto un ricercatore della verità, è affascinato in certo qual modo anche delle sue origini e radici ebraiche, almeno come sottolineava tante volte, ha voluto approfondire la dimensione della religiosità ebraica, soprattutto attraverso il fenomeno della preghiera. La preghiera sta alla base di ogni esperienza religiosa, ma non entreremmo neanche noi nel cuore dell'ebraismo e del cristianesimo se non diventiamo persone orante, qualifichiamo meglio questa nostra natura proprio di persone oranti. Un lavoro come questo può aiutare a trovare quei momenti di congiunzione tra queste due religioni?
Certamente, io ho detto che il libro di Pietro D'Amico non è un libro, diremmo noi, scientifico, è un libro che raccoglie un taglio anche esperienziale, una sua ricerca, soprattutto desiderio di comunicare anche questa sua esperienza di ricerca della verità e di esperienza religiosa, che ha trovato molto nutrimento nella sapienza ebraica, che forse anche noi cristiani dovremmo sforzarci di riscoprire, tant'è che molte pagine anche del libro, soprattutto anche la parte antologica, è molto suggestiva da questo punto di vista. Io ho sottolineato ad esempio per comprendere anche le radici stesse della preghiera del Padre Nostro, che è la preghiera del cristiano, è la sintesi anche di tutto il Vangelo, come anche ad esempio la bellissima ricchezza che ha il Salterio, cioè hanno i 150 salmi della Bibbia. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani a partire dalle 11 sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi, a domani.